Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Giardina da Trapani e oggi sono qui per mostrarvi, diciamo, un aggeggio diabolico che mi ha fornito a Toto, gentilmente mi ha fornito a Toto, una azienda che tratto, diciamo, che di cui ne parlo spesso sul mio canale. Come potete vedere, se andate sul mio canale troverete diversi video dove parlo sia degli aggeggi, diciamo, che ho comprato per Toto, prodotti da Toto, che dell'autoradio Android che vedete qui appena. Adesso vi spiegherò perché ho smontato la mia autoradio. Comunque, diciamo che in questa recensione andremo a parlare appunto di questo aggeggio che servirà per comandare l'autoradio dal volante, appunto. Chi come me, diciamo, come avrete visto sicuramente sul mio canale, io già ho comprato una centralina adattiva, diciamo, che permette, diciamo, di far funzionare i comandi al volante nativi della mia Opel Corsa D su Toto A6 Pro. Però, visto che mi hanno fornito gentilmente questo, diciamo, questo optional, io ne volevo parlare sul mio canale, appunto. E non è possibile comunque installare entrambe le soluzioni, quindi o utilizzate i comandi al volante che avete già sulla vostra auto acquistando una centralina aggiuntiva che ha comunque un costo importante, dalle 50 alle 150 euro, diciamo che ve le giocate, oppure andate a scegliere una soluzione del genere che con una trentina di euro, diciamo, ve ne uscite. Una soluzione molto economica, comunque sia molto funzionale. Ovviamente, diciamo, alla vista, ovviamente i comandi al volante sono nativi della vostra macchina, saranno molto più belli rispetto a questo, però comunque sia sono gusti o sono modi di vedere le cose. Io ovviamente, avendo già i comandi al volante, ho smontato l'autoradio per far sì, diciamo, per farvi vedere cosa bisogna fare per far funzionare questa tipologia di aggeggio, diciamo. Vi lascerò tutti i link in descrizione per andare a acquistare questa centralina adattiva se la volete. Comunque sia, vi lascerò anche l'elenco delle autoradio con cui è compatibile questo genere di articolo, diciamo. E vi lascerò il link anche al mio sito web, dove troverete anche degli approfondimenti sull'argomento, oppure comunque sia anche le recensioni, le altre recensioni che parlano appunto dell'autoradio e delle altre diavolerie, diciamo, che ho installato all'interno della mia macchina. Andiamo a spacchettare tutto per farvi vedere cosa contiene la confezione e, diciamo, come è organizzato il tutto. Come potete vedere, qui c'è il famigerato diabolico aggeggio che vi permetterà di comandare lo stereo tramite il volante, appunto. Viene, adesso vi farò vedere meglio poi l'installazione vera e propria, viene messo qui sul volante, agganciato con questa sorta di fascetta. Diciamo che permette il fatto di bloccare il comando nel manubrio. Questo di qua, diciamo che funziona come una sorta di telecomando wireless, cui il ricevitore purtroppo non è integrato su Toto, ma dovete andarlo a mettere voi appunto dietro l'autoradio. Infatti io ho staccato il mio autoradio appunto per mostrarvi dove collegare questo aggeggio di qua, che non è nient'altro che il ricevitore dei comandi che voi andate a dare da questo telecomandino, appunto. Questo dispositivo viene agganciato nel retro dell'autoradio, nell'apposito spinotto, diciamo, dedicato ai comandi al volante. Quindi da lì deducete il fatto che comunque o utilizzate questo o utilizzate quelli nativi con una centralina adattiva e tutto il discorso che ho fatto prima. Questo dispositivo di qua viene alimentato da una normalissima batteria tampone che potete trovare in confezione. Con l'esattezza è una batteria CR2025, comunissima batteria che si trova dappertutto, e viene fornito anche un adesivo per fissare il tutto al meglio dei modi, per non farlo muovere durante la guida. Questo dispositivo, come potete vedere, è possibile staccarlo dalla propria basetta e utilizzarlo come una sorta di telecomando wireless, come potete vedere. È molto molto figa la cosa, perché dà una marcia in più a questo oggetto, appunto. Dietro ci sono tre magneti che permettono il fatto che lui si va a appendere sulla appunto piattaforma che viene messa sul manubrio. Scusate per l'inquadratura, diciamo che è un pochettino così rudimentale, ma dentro la macchina gli spazi sono, diciamo, ristretti, e quindi mi devo un pochettino adattare a quello che è lo spazio della mia macchina.
Allora ragazzi, io già ho staccato lo stereo per, diciamo, per farvi vedere come poter attaccare e dove poter attaccare il ricevitore del telecomandino, diciamo, chiamiamolo telecomandino, del Atoto A6 Pro in questo caso. Quindi bisognerà andare a uscire dallo stereo e andare a, in questo caso, staccare i comandi al volante nativi della mia macchina, che io li avevo attaccati con una centralina adattiva, no, staccarli e andare a collegare lo spinotto lì. Quindi non so se si vede benissimo, lo spinotto si trova qui, magari poi vi metterò una JPEG dove si vede proprio lo spinotto, dove inserire il dispositivo, diciamo, anche se questa situazione potrebbe cambiare in base all'autoradio che avete. Però comunque sia, vi metto lo JPEG. Magari avete un A6 Pro e vi può essere utile. Allora ragazzi, ok ragazzi, come potete vedere il lavoro già è stato fatto, è stato inserito nel jack, poi ovviamente verrà messo qua dentro e verrà buttato là dietro insieme a tutte le altre diavolerie, diciamo, GPS, antenna wifi, eccetera eccetera eccetera. Adesso vi farò vedere come funziona il tutto, vado a mettere la batteria all'interno del dispositivo e vi farò vedere come funziona tutto quanto. Ok ragazzi, andiamo a mettere la batteria sul dispositivo, come potete vedere. Un attimino che vado a mettere la piccola batteria all'interno del dispositivo, che ci dovrebbe essere, diciamo, una tacchettina, eccola qui, dove poter aprire il dispositivo. No! Ok ragazzi, ho aperto il dispositivo e con mia grande sorpresa ho notato che all'interno è già presente una batteria, quindi ragazzi non fate come me, non c'è bisogno di smontarlo per mettere la batteria in quanto già è all'interno del dispositivo. Ma è una gioia dirlo, magari a scriverlo in un JPEG, a scriverlo da qualche parte, niente da fare. Diciamo che viene incastrato su questi pirulini di qua, ci sono dei pirulini piccolissimi che dove viene incastrato appunto il tutto, non so se si vede dal video, eccolo qua, questo qua, e viene incastrato praticamente con quelli presenti sul dietro. Bisogna fare molta attenzione perché magari possiamo distruggere tutto e noi non dobbiamo distruggere nulla. Ok, sono riuscito a non distruggere niente. Andiamo ad accendere l'autoradio per vedere se funziona tutto. Ok ragazzi, abbiamo montato tutto e quindi adesso il tutto è funzionante e come potete vedere tramite l'ausilio del telecomandino riusciamo a comandare il dispositivo. Scusate la messa a fuoco, pessima messa a fuoco, perché comunque devo scegliere se mettere a fuoco il display oppure il telecomando. Comunque ragazzi, la funzione è questa, il tutto viene gestito da questa rotellina da qua, possiamo abbassare, aumentare il volume e possiamo gestire, diciamo, tutto quanto tramite l'ausilio di questo piccolo dispositivo. Molto comodo, molto bello, anche esteticamente non è male e funziona veramente bene. E possiamo andare a mutare il tutto, a cambiare la traccia e a mettere play e pausa o a richiamare l'assistente vocale. E questi due tasti hanno una doppia funzione, possiamo utilizzarli sia per, diciamo, andare, questi due tasti, diciamo, hanno la doppia funzione, come potete vedere, sia rispondere al telefono che traccia avanti, sia chiudere il telefono che traccia indietro. Play e pausa, assistente, Google e mute. Questa di qua viene utilizzata come volume. Adesso andiamo a montare il tutto sul volante. Ragazzi, è veramente molto figo perché, come potete vedere, assomiglia ad uno smartwatch, praticamente, ed è anche magnetico, quindi lo potete utilizzare appeso al volante oppure comunque sia lo potete utilizzare anche come un telecomandino wireless. L'unica pecca è che la magnete a Toto me l'ha mandato col magnete, diciamo, staccato, quindi lo dovrei andare a incollare sul dispositivo. Questo verrà agganciato sul nostro volante e dove questa sorta di cerniera verrà agganciata su queste due sporgenze e verrà tenuto saldo, diciamo, spero perlomeno, sul volante. Adesso vi faccio vedere tutto come viene
fuori il lavoro. Ok ragazzi, io ho montato tutto sul mio autoradio, come potete vedere il dispositivo è montato, basta appoggiare questo sul cerchietto che verrà attratto, diciamo, dalla basetta, e sarà praticamente come avere i comandi al volante sulla vostra automobile. Una soluzione molto economica e funzionale, devo dire, molto bello esteticamente, non è nemmeno male, ma io preferisco sinceramente i comandi integrati. Infatti ho comprato una centralina adattiva che mi è costata all'incirca una cinquantina di euro, comunque fa il suo lavoro. Questo dispositivo purtroppo non è possibile installare sia questi che questi, perché entrambi vengono connessi sulla stessa porta nel posteriore dell'autoradio, quindi per questo motivo non posso utilizzare questo dispositivo, perché avrei preferito avere un dispositivo di questo e avere la possibilità magari di darlo alle persone che stanno sedute dietro la macchina e avere, diciamo, anche loro la possibilità di cambiare canzone, aumentare il volume, eccetera eccetera. Sarebbe stata una funzione in più che non mi sarebbe, diciamo, dispiaciuto una volta che, diciamo, me l'hanno fornito. E perché no, lo volevo utilizzare. Purtroppo non lo posso fare, quindi l'ho messo in vendita su internet e sicuramente a breve lo venderò. Se è ancora in vendita lo trovate comunque sul mio account eBay. Se andate sotto in descrizione trovate tutti i link che portano sul mio canale, sul mio eBay e tutto quanto, ragazzi, quindi se vi può interessare andate a dare un'occhiata. Per il resto ragazzi, nient'altro da aggiungere, io per oggi, diciamo, è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia tolto magari qualche dubbio su questo dispositivo, e per il resto ragazzi, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione così non sbagliate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.